Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata, sempre in compagnia di Formula 1 2013, sempre in compagnia di Andy Devon. Saluta, saluta, saluta. Yeah. E... nulla, faremo una gara, questa volta la proveremo a fare con le macchine degli anni 90 su una pista sempre del DLC, così vi faremo vedere anche proprio tutte le cose di tutte le cose. E nulla, siamo ultimo e penultimo, quindi potrete ammirare anche tutte le altre macchine. La F313 310 vista dall'alto del 96 è ciccionissima, veramente obesa. Invece la Ferrari del 99 vista dall'alto è proprio figa, cioè delle alette anche di fianco, tutta roba strana, tutta roba strana. Va buono, e cosa, iniziamo? Sì, vai. Vai. Io è apparso per un attimo un meccanico, sì, pelato, ingegnere, che lì è un fantasma. In realtà è lo Slenderman. In realtà è lo Slenderman, che però ogni tanto dice anche delle cose estremamente ovvie. Può essere. Come al solito, se... Ma che bello se c'è lo sponsor di TAC. E io invece gli sponsor ce l'ho cancellati perché sono quelli della Marlboro e non li fanno vedere. Dai, dai. Sì, ora si ride alla partenza. Boia. Penso di aver lasciato Senti tipo là. 10 cm di gomme sull'asfalto. Il kerz, ho bisogno del kerz. Quale kerz? Il kerz, ne ho bisogno. Aio. Il mio personaggio ti ha anche mandato amichevolmente in culo. Sì, constatazione amichevole. Pottana Eva. Preso in pieno Demon Hill. No. L'importante quando si va a larghi in questa pista è non toccare la sabbia. No, no, resto. Decisamente. Sabbia uguale morte. La sabbia in realtà è il blue screen of death. Esatto. The ring of the death. Attacco molto deciso, devo dire, il tuo, Vero? Ma perché? Te stai dietro a me? Sì. Ma io non voglio buttarlo di fuori. Non voglio andare a puttane tutta la gara. Non lo butta di fuori. Boh, come l'ho preso di merda sta curva. A chi lo dici? Ah, visto che siamo su rettilineo, come al solito ne approfitto per dirvi che le due prospettive del video saranno sui nostri rispettivi canali e vi lasciamo... Attenzione, sorpasso! Vi lasciamo il canale dell'altro in descrizione. Intanto sorpasso e Demon Hill. Dai! Io vedo questi due tizi che si picchiano. Boia. Un po' lungo. No, scherzi. Guardate anche l'avvertimento causato incidente. Non è possibile, ci siano già i marble all'esterno della traiettoria. Sì, però... sì. Merda. Mansell intanto è già a giro successivo, cioè tra un po' ci doppia. Io ho fatto un errore, ho perso aderenza e mi ha superato Irvine. Irvin? Ah, di nuovo largo, no! Lag! No! No! Hai preso una penalità. No, 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 stavo per andare fuori pista. Beh, ma che pare che le gomme siano già puttane. Io perde per perdere ci vo' di miscela elevata e chi se ne frega. Vai. Ole, come prendere bene una curva. Sì, perché questa macchina ha sì le gomme slick, però c'ha una potenza di erogazione del motore che è qualcosa di mostruoso. La tua c'ha le gomme slick, la mia manco quello. Io parlavo della mia. Sì, no, ma dico, la mia nemmeno le gomme slick c'ha. Sì, però c'ha un motore un po' più dolce, tra virgolette. Sì. Cioè, questa macchina lì c'ha il V12.
Te puoi capire che è qualcosa di mostruoso da quando domani. davi gas, le gomme si fondevano tutt'uno con l'asfalto. Sì, infatti, cioè, ho detto no, alla partenza di sicuro lascio la fumata dietro perché non è possibile. Sì, tutto sto girando veramente di merda ora. Ma sì, andiamoci di cattiveria sulle curve. Miglior giro 1.17. Che tempo è? Hai fatto 1.13.6. Sì, appunto, per darti idea di quanto sto sbavando via con errori e cavoli vari. Boia, complimenti al meccanico per avere detto di nuovo le ovvietà. Cosa ha detto di geniale? Che sono 3 secondi dietro a Manze. E nel frattempo a sinistra mi stava lampeggiando grosso più 3 accanto al mio nome. E vabbè, lui se lo dice perché così è sicuro che hai recepito il messaggio. Tipo quando ti dice: attenzione, sta piovendo. E intanto è tipo 3 giri che sta diluviando. Sì, quando sei già lì con la vongola, con la gondola che remi, e lui ti dice: oh, occhio, sta iniziando a piovere. Me ne ero accorto. Attenzione, sto riprendendo Mansell, però c'è meno di un giro a disposizione e è quasi finito, tra l'altro, mi sa. Quindi mi sa che non lo prendo. Io penso che con le macchine 2013 questa pista rasenti l'1.4. Sì, mi sa anche a me. A parte non ti credere, perché non sono molto più veloci le macchine del 2013. Sì, ma devi tenere di conto che ci sono una marea di curvoni veramente che li prendi, che con quelle di ora li pigli a tutto gas, invece con queste devi mollare un po'. Sì, sì. Ce ne sono tante. Ricordoli con questa macchina messa alla morte. Ma perché ci sono dei cordoli su questa pista? Sì. Sì, quelle striscioline appena visibili ai bordi delle curve me li chiami cordoli? Sono cordoli. Capite, ma... Vediamo se riesco a trovarti con la telecamera. Alesi. E basta, è bello all'ultimo. Alesi. Capelli. Ho fatto il giro veloce. Capelli, ma perché mi fa vedere due volte la stessa... Capelli, sempre capelli. Una parrucca sto vedendo. Ricarberà. Oh, eccoti. Ricarberà. Mi garberà Ivan Capelli, ti devo dire. Yeah! Yeah! Vabbò. Yeah, però anche Schumacher è arrivato dopo la polvere, quindi sono giustificato. No, sì. Non è mai vero. Siete con la stessa macchina, dai. Forse non andava benissimo con la Ferrari. Babbo, è andata come è andata. È andata un po' di merda, ma è andata. No, vabbè, dai, sei arrivato secondo. Non è andata così. Hai fatto anche il giro più veloce. Sì, ho capito, però se c'era un altro paio di giri, potevo anche arrivare primo. Babbo. Vabbè, se non mio nonno aveva le ruote, era anche arrivato. Se mio nonno c'aveva 6 palle, era un flipper. Beh. Vabbè, dai ragazzi, questo video finisce qui, anche questo direi. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e iscrivetevi se volete supportare tutta la baracca, e noi ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ciao.